Ciao a tutti, sono Yolanda. Per la ricetta di oggi mi sono lasciata ispirare dalla foto di un piatto che mi è stata inviata. Ho deciso subito di rifarla, anche se questa è ovviamente una mia libera interpretazione. Si tratta dell'ossobuco con le prugne. Inizio subito sbucciando 3 cipolle e 3 spicchi d'aglio, a cui toglierò l'anima, in modo da essere più facilmente digeribile. Tagliamo le cipolle a fette sottili. In un pentolino faccio cuocere 100 g di prugne secche con un pizzico di sale e un cucchiaino di cannella e ricopro con acqua, all'incirca mezzo litro. Quando l'acqua si sarà asciugata, spegnete il fuoco e mettete le prugne da parte. Un consiglio che vi do per quanto riguarda la carne è di tagliare i nervi laterali per evitare che si arriccino i bordi durante la cottura. In una padella ben calda con un filo d'olio do una scottata alla carne da entrambi i lati. La metto da parte. E faccio soffriggere la cipolla e l'aglio. Quando la cipolla sarà appassita, potrete aggiungere un cucchiaino da tè di curcuma e uno di cumino. Inserite la carne all'interno del tegame, aggiungete 1 litro d'acqua e fate cuocere per 2 ore a fuoco moderato. Prima di ultimare la cottura, inserite un po' di brodo all'interno delle prugne per farle insaporire. Nel frattempo, preparate l'agrodolce utilizzando l'aceto di mele e lo zucchero.
Versate le prugne all'interno del tegame, aggiustate di sale e sfumate con l'aceto. Dopo circa 20 minuti il vostro piatto sarà pronto per essere servito. La ricetta di oggi non rientra assolutamente nel mio modo di cucinare. Anche se ho italianizzato il piatto, sono rimasta piacevolmente sorpresa dal risultato finale. Spero che proverete a rifarlo perché resterete piacevolmente sorpresi. Questo è tutto per oggi, io spero che la mia ricetta vi sia piaciuta, alla prossima!